Confartigianato ha commissionato uno studio per i rilevamenti fonometrici in Piazza Muzzi e dintorni, i luoghi della movida pescarese, cercare di spegnere le polemiche su schiamazzi e rumori. Mario Palladinetti, delegato dell'associazione, ce ne parla nella nuova sede di Confartigianato in Piazza Garibaldi a Pescara. E quindi con questa rilevazione siamo riusciti ad avere, come posso dire, quel dato che comunque dimostra che tutto questo caos realmente non c'è, perché quella è una piazza viva di suo, una piazza dove il giorno è frequentatissima grazie alla presenza del mercato, di tutte le attività commerciali, non solo ristoranti, cocktail bar, quindi è una zona viva, è il centro di Pescara, è il cuore di Pescara, quindi è giusto che sia così, come in tutte le città d'Italia. È stata quella cosa che ci serviva per poter dimostrare che realmente il problema non siamo noi quel problema che comunque dà così tante difficoltà ai residenti, visto che da quando c'è la nostra presenza la zona si è completamente riqualificata, è diventata una zona di pregio. Quindi i livelli, i parametri rientrano nei limiti in base a questo studio? Assolutamente siamo comunque nella norma, non stiamo così fuori da poter creare questi disagi, mettiamola così, così gravi. È una zona che viva, ripeto, le rilevazioni fonometriche sono state fatte da una società comunque autorizzata e ha tutte le licenze per poter fare poi relazioni tecniche a norma, quindi realmente non abbiamo tutti questi decibel che creano questo disturbo così elevato. Superiamo proprio di poco i 4, 5, 10 decibel massimo nei punti massimi delle presenze della città. Ai residenti che dicono sì, ma noi siamo stanchi perché è una situazione che va avanti dal 2013. Ma nel 2013 i residenti lamentavano del degrado della piazza e della pericolosità di quella piazza. Prima era un problema di degrado, adesso è un problema di rumore, ma noi abbiamo sempre teso la mano perché non vogliamo assolutamente creare un disagio, anzi vogliamo dare quel valore in più anche al residente. Ad oggi vedo che il problema, leggo che il problema sono le regole. In quella zona il Comune di Pescara per far aprire un'attività richiede determinati punti e caratteristiche dei locali, quindi i locali sono completamente a norma, quindi anche a livello di regole. Noi le rispettiamo, soprattutto abbiamo tutti i giorni il presidio di tutte le forze dell'ordine, cioè noi lavoriamo con le regole e facciamo lavorare anche tantissime persone, noi generiamo un indotto di fatturato di 20 milioni di euro. E noi chiediamo solo una cosa, il rispetto anche di chi lavora, perché molte persone lì hanno investito le proprie tasche, non ci sono multinazionali, ci sono persone che hanno investito il proprio capitale in quell'attività.